Immergimi nel fiume del tuo amor, immergi nella tua gioia il mio spirito, inonda il deserto del mio cuor con la pioggia del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 69 e 75. Il rinnegamento di Pietro. Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli incominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Oggi il Signore ci invita a contemplare la parola sul rinnegamento di Pietro, ma possiamo anche noi pensare a tutti i nostri rinnegamenti. Per quanto mi riguarda, io mi sono soffermata su Pietro e ho visto in lui un uomo spaventato, un uomo che scappa, che fugge, un uomo che si allontana dal dramma che coinvolge il suo maestro. Proprio lui che ha lasciato tutto per mettersi la sequela di Gesù. Lui che si è battuto per Gesù durante il suo arresto, lui che era un discepolo intimo di Gesù, lui che ha mangiato, veduto i miracoli compiuti da Gesù, ascoltato la sua parola. E in questo momento tutto quello che sta succedendo gli sembra irreale, perché un discepolo lo tradisce e lui lo rinnega. Non una volta, ma per ben tre volte, quando le persone lo indicano e gli chiedono che lui era con Gesù, che lui era un discepolo di Gesù, e lui nega. E allora mi sono fatta anche una domanda. Io ho detto: «Io, Signore, quante volte in passato ti ho rinnegato? Quante volte non mi sono esposta più di tanto nel testimoniarti? E sul posto di lavoro, quando, ripeto, non ti ho testimoniato come avrei dovuto fare, in famiglia, quando sicuramente tu, Signore, in tante situazioni saresti arrivato in maniera diversa dalla mia umanità e avresti sicuramente sciolto tutto ciò che stava succedendo con la tua presenza. Oppure in mezzo agli amici, quando anche lì, e loro, non capendo il mio cambiamento nella fede, non hanno magari approvato, non hanno visto questa presenza tua nella mia vita. E allora tutto quanto, Signore, ho pensato: ti ho proprio tradito, ti ho tradito in tutti quei momenti e quei della mia quotidianità». Ma come sempre tu sei un Signore di un amore che va oltre la nostra umanità, e col tuo amore arrivi sempre, sei arrivato nel mio cuore, e
tutti questi rinnegamenti ora li vivo non più come una forma di imbarazzo, ma li vivo come come un insegnamento. Un insegnamento che mi porta a capire quanto il tuo amore non guarda tutte queste mie piccolezze umane, ma sei pronto subito a tendermi la mano e a rialzarmi. E quante volte nella mia vita, ora posso dirlo, ho visto veramente la tua presenza, il tuo tendermi la mano a rialzarmi. Perché sei un Dio buono, un Dio che ama e che dà sempre la possibilità di riscatto e di redenzione. Ora, per quanto riguarda tutta la mia quotidianità, la mia preghiera è la mia forza e senza di quella non potrei fare nulla, ora me ne rendo veramente conto. E tutto ciò che prima rinnegavo, ora invece lo faccio trasparire. E se dovessi sentirmi dire, è vero, anche tu sei una di loro, infatti il tuo accento ti tradisce, mi può soltanto riempire di gioia, Signore, perché solo con te è la mia gioia. E meditando la parola durante la mia giornata, mi viene in mente un insegnamento che molto spesso fa Don Andrea, il fondatore del nostro movimento, che dice che la parola ti forma e ti conforma. E allora questo è quello che io voglio, Signore Gesù, essere informata, formata e conformata ad essere una figlia vera e trasparente in tutti gli ambiti della mia quotidianità e della mia vita. Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo e di ogni mio pensiero, prima della vita. Una voce di Mo che gridava nel deserto, preparate la venuta del Signore. Tu sei la parola eterna della quale vivo, che mi pronunciò soltanto per amore. E ti abbiamo udito predicare sulle strade della nostra incomprensione senza fine. Ora, come detto prima, la mia azio di oggi sarà vissuta nella preghiera che mi darà la forza e la capacità di affrontare tutte quelle situazioni dove oggi il Signore mi vorrà portare, per viverle con lo stile di vita del discepolo amato dal Signore e per essere capace poi di portarla a tutte le persone che oggi mi vorrà fare incontrare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.